I punti essenziali su cui abbiamo battuto e che saranno quelli su cui ci misureremo sin dai primi giorni saranno sicuramente una straordinaria, ordinaria amministrazione, perché comunque Sulmona oggi appare molto maltrattata, trascurata, la gente è in tutta la città, dalle frazioni al centro storico, ci sono molti problemi proprio di manutenzione, di gestione del verde, di pulizia. Questo ci impegnerà a svolgere una prima azione, chiamiamola, di intervento su questo piano, che creerà anche le condizioni affinché Sulmona sia pronta ad accogliere per l'anno prossimo, che l'hanno dedicato a Ovidio con le manifestazioni che dovranno partire Ovidio 2017, tutta una serie di iniziative sia insomma di natura culturale, creare le premesse per un'attrazione turistica importante. Priorità assoluta rivedere il programma per Ovidio 2017. Il prossimo anno sarà un anno importantissimo per Sulmona, dovrà diventare l'anno della cultura e l'anno del lancio culturale ed economico di Sulmona, perché Sulmona sarà una vetrina e noi ci dobbiamo presentare per questa occasione al massimo delle nostre possibilità. Tutto va bene, mia nobile Marrechisa, tutto va bene, va tutto bene. Or mi sovvien però di una sorpresa mi sovvien. Le devo dire, la sua cavalla è morta ieri nella stalla. Con tutto ciò, mia nobile marchesa, va tutto ben, tutto va ben. Allò, allò, oh allò, allò Battista, parla più forte, la mia cavalla non è più? Dimmi il perché della tua morte, che cosa venne, dimmi orsù. Tutto va ben, mia nobile marchesa, che devo dir, tutto va ben, però non sia sorpresa, perché allarmarsi non conviene. Essa morì, signora mia, perché bruciò la scuderia. Con tutto ciò, mia nobile marchesa, tutto va ben, va tutto bene. Allò, allò, oh allò, allò, allò Battista, mi devi dire sì, la scuderia perché bruciò? Mi sento male, oh, mi fai svenire. Dimmi all'istante come andò. Tutto va bene, mia nobile marchesa, dovrei parlar del più del men. Tutto va bene, però c'è una sorpresa, non si spaventi, non conviene. Insieme bruciò, signora mia, con il castella scuderia. Con tutto ciò, mia nobile marchesa, tutto va bene, va tutto bene. Allò, 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 allò Battista, mi dici il vero? Il mio castello non c'è più, spiegami bene. Il bel maniero è ormai distrutto, dimmi tu. Ebbene sì, mia nobile marchesa, e nel sapere tutto ciò, il suo signor, per questa gran sorpresa, lì sull'istante s'ammazzò. Fu da un fornello che scoppiò, che una scintilla sprigionò in un baleno di bambò. Il fuoco allor si propagò e nel castello di bambò, facendo intorno un gran farò, così la stalla si incendiò e la cavalla mi bruciò, ma già.